Elisabetta Fofani dell'azienda Fofani di Clauiano, Trevignano Udinese. Elisabetta, tu entri nell'Associazione Donne del Vino, nell'Associazione Nazionale Donne del Vino, più di 20 anni fa. Che cosa ti spinge ad entrare e poi che ruoli hai assunto nel corso degli anni? Allora, mi ha spinto a entrare, sono stata presentata, diciamo, in una manifestazione all'estero e che non conoscevo le donne del vino. Per me che venivo non solo da un altro settore, ma da una città, quindi da Milano, e che venivo a Clauiano, mi sono sentita parte di un qualche cosa che non conoscevo. E per me è stato fondamentale perché sono state le amiche delle donne del vino, oltre che l'associazione in sé, mi hanno insegnato tanto, mi hanno coinvolto in manifestazioni, mi hanno coinvolto in tutto questo mondo che di partenza mi apparteneva solo lateralmente, diciamo, non in termini Beh, concreti. c'era anche allora una voglia di inclusione da parte delle altre socie, no? Beh, si facevano tante manifestazioni insieme che poi negli anni si sono anche ulteriormente sviluppate, ma sicuramente per me è stato fondamentale perché non avevo tutte queste amicizie in Friuli, non essendo vissuta qui, venendo saltuariamente, quando, anche se da molti anni mi occupavo di vino, ma era un hobby, diciamo, non era una cosa, diciamo, di secondo piano, non era il mio business principale. Tanto che poi pochi anni dopo entri come friulana, quindi Sì. come delegazione del Friuli Venezia Giulia, nell'Associazione Nazionale, quindi nel Consiglio Nazionale. Sì. Com'è stata questa esperienza? Beh, quella è stata molto interessante perché ovviamente far parte del consiglio sei veramente all'interno di qualcosa che decide un po', che pianifica, quindi puoi dare un contributo diverso che da quello dell'essere in regione e partecipare soltanto agli eventi che allora tra l'altro erano molto meno nella regione stessa. Quindi sei nel clou della situazione, come forse spesso capita se fai parte, diciamo, della parte organizzativa del consiglio o di queste situazioni all'interno delle associazioni. E che cosa apportavi anche dal tuo background diverso all'interno dell'associazione? La parte forse di comunicazione, di inclusione, io anche in azienda, se posso dire, mi occupo di accoglienza e quindi in quel senso lì io non ero la vignaiola che produce, ma ero qualcuno che racconta la parte successiva e coinvolge quello che adesso si parla di enoturismo, si parla di visite, si parla di accoglienza. Allora c'era molto meno, cioè si cominciava. E infatti il tuo percorso in azienda, quindi al di là dell'associazione, proprio in azienda qui a Claiano, qual è stato e che cosa hai sviluppato? Allora, direi, siccome dicevo prima, l'accoglienza, dovuta anche al fatto che parlo varie lingue estere, in particolare il tedesco, che essendo noi vicini all'Austria è indispensabile, e poi sviluppando un pochettino la parte culturale, che non è solo il vino, ma è i colori del vino, con i mosaici di Candussio, con i tessuti, con le poesie del marito vignaiolo e poeta, insomma, cercando presentazioni ai libri che ancora tutt'oggi portiamo avanti, concerti, perché io sono dell'idea che il vino è cultura e comunque se sono altri aspetti della cultura, un buon calice di vino ci sta sempre bene alla fine e viene sempre molto apprezzato da quelli che partecipano. Parallelamente però ci sono i gruppi che vengono solo, diciamo, per la degustazione in sé, magari poi vengono in pullman e lo comprano pure, cosa che per un'azienda è fondamentale. E Elisabetta, un'ultima cosa, rispetto alla tua zona in cui l'azienda è inserita, quindi qui siamo nella zona della DOC d'Aquileia, che cosa vedi di positivo in questo momento storico e che può essere portato avanti nel prossimo futuro? La cosa più interessante. Allora, devo dire da un punto di vista culturale, tanto i vini hanno fatto dei cambiamenti e sono estremamente migliorati nel tempo, anche dovuto al clima, credo che adesso ci sia una sostanziale differenza già tra noi e la collina per certi aspetti. La centralità in cui noi ci troviamo in Friuli fa sì che noi siamo
vicini ad Aquileia, siamo vicini a Cividale, siamo attaccati a Palmanova, solo per parlare dei posti più vicini, ma il Friuli poi è piccolo, per cui da qui anche gli ospiti che noi abbiamo anche un piccolo alloggio, ospitiamo, in un'ora praticamente vanno da Trieste a Pordenone, da nord per la montagna a sud in vari luoghi di mare, quindi è un posto di vacanza, è un posto di enocultura, quindi gli offri il vino, ma gli offri anche tanta cultura latere, che è un po' quella che poi io ho nel cuore, diciamo. Perfetto, grazie.